27 gennaio 2021, giorno della memoria. 76 anni dopo l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz da parte dell'esercito sovietico, il mondo apre gli occhi sugli orrori della Shoah e dei campi di sterminio e decide di non dimenticare. E non dimentica Pesaro che, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, ha celebrato anche questa mattina la ricorrenza. Tante iniziative nelle scuole, soprattutto con testimonianze online sull'onda del momento della didattica a distanza. In presenza, ma in forma ridotta, quella istituzionale nel Salone Metaurense della Prefettura. Qui sono stati premiati 8 discendenti di militari nati o vissuti nella provincia di Pesaro Urbino e deportati nei lager durante la Seconda Guerra Mondiale. Drammi e storie differenti, tutti accomunati dalla necessità di non dimenticare. Una necessità ribadita oggi dal raccoglimento degli amministratori del territorio, delle autorità militari e delle voci del mondo scolastico riunite dal prefetto Vittorio Lapolla. Avevamo veramente il desiderio di poter onorare adeguatamente alcune persone, sono i militari deportati dopo l'8 settembre del 43 nei campi di concentramento nazisti. Avevamo 8 cittadini di questa provincia che, come è stato anche ampiamente detto, hanno fatto anche una scelta di campo, rifiutando quindi di aderire alla Repubblica Sociale, di aderire al nazismo e alla parte sbagliata della storia e di quindi sacrificare in molti casi anche le loro vite. Ovviamente è una cerimonia che a noi serve anche per onorare tutte le vittime di quella che è stata la più grande tragedia della storia dell'umanità e ancora di più per poter preservare e tramandare la memoria, il ricordo e anche la conoscenza di quell'epoca alle nuove generazioni. Insomma, il grande messaggio è quello che è stato oltretutto ribadito anche recentemente dalla senatrice Segre: non abbassare la guardia rispetto a fenomeni, rispetto a quel virus a cui pure è stato fatto cenno, che è il virus della discriminazione, della intolleranza, del razzismo, il virus delle parole d'odio, il virus dell'indifferenza. Contro questo virus dobbiamo, che è altrettanto insidioso e subdolo come quello che purtroppo sta condizionando le nostre vite in questo periodo, contro questo virus dobbiamo veramente tenere alta, altissima la guardia. Le note degli studenti del liceo scientifico musicale Marconi hanno accompagnato la commossa premiazione di figli e nipoti dei militari con consegne di medaglie d'onore recapitate dai sindaci di Pesaro, Fano, Urbino, Gradara e Mondavio alla memoria di Lazzaro Benvenuti, Luigi Foschi, Giuseppe Miccoli, Arduino Martinelli, Leandro Benini, Tommaso Fabriani, Angelo Albertini e Attilio Montesi. Mio padre Leandro si trovava a Spalato, quindi nell'ex Jugoslavia, e quando l'8 settembre ha dovuto fare questa scelta così difficile e ha scelto, diciamo, di stare dalla parte giusta, cioè di non combattere con il nazifascismo, sapendo che sarebbe stato deportato, come è stato, in 2 campi di concentramento in Germania. È stato 2 anni durissimi, soprattutto per la fame, il freddo. Però poi ha voluto sottolineare, ecco, questa scelta che per lui è stata veramente importante. Non ce ne ha quasi mai parlato, ci ha raccontato poche cose e solo recentemente, posso dire, ci siamo resi conto di quanto sia stata importante questa scelta sua e di altri 600.000 italiani che hanno avuto questo coraggio, togliendo quindi all'esercito nazifascista la possibilità di continuare la guerra, ed è stato uno dei contributi maggiori alla liberazione del nazifascismo e alla fine della guerra. Lui è morto nel 1944, io avevo appena 3-4 anni,
e i ricordi sono di quelli che sono venuti dopo. Però il problema grosso è che lui è venuto da mia sorella, che era appena nata, e è dovuto ripartire perché molti si sono imboscati e sono ancora vivi. E lui, mio padre, è voluto tornare lì e subito mandato in Albania, e lì fatto prigioniero è andato in Germania, e arrivederci. Sono qui a ritirare la medaglia in onore del papà che è stato deportato in Germania. L'emozione è tanta, però era doveroso partecipare a questo evento anche per trasmetterlo ai ragazzi, ai nipoti e a quant'altro. Un evento così non deve più succedere.